con un compito estremamente ambizioso: diventare campione al primo anno. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento settimanale dedicato al Siena e alle altre squadre del territorio. Come sappiamo, domenica il Siena non è sceso in campo a Scandicci per un caso di positività al Covid. La partita è stata rimandata al 14 di ottobre, ma Dario, buonasera, noi parleremo ovviamente delle altre squadre del territorio. Buonasera Veronica, buonasera a tutti i telespettatori di C'ero anch'io a Grifo Cannara, non ci piace dirlo così. Forte, e salutiamo anche il nostro ospite di questa sera, Pietro Manganelli. Pietro Manganelli, un applauso, direi, giocatore del Verano Badesse, che ha vinto Senese, vinto. Lo voglio dire perché insomma, certo, mi piace dirlo, è giocato pilastro del Badesse, è stato pilastro di tante squadre, ora sei il pilastro del Badesse, e un Badesse ormai ci siamo, Badesse, una grande vittoria, siamo contentissimi perché non inaspettata, però insomma è stata una vittoria importante per noi, venivamo da un risultato non felice a Tavarnelle, quindi speriamo di essere partiti con il piede giusto, dai. Un risultato non felice dovuto anche a delle situazioni anche un po' forse di inesperienza da parte di un vostro giocatore che si è fatto espellere, insomma situazione sì, in realtà non è che il portiere aveva parato due rigori, insomma c'è stata una serie di cose, non è stata una sconfitta insomma diciamo meritata tra virgolette quella di domenica scorsa, quindi già avevate fatto vedere delle buone cose, no, in campo? Sì, sì, era stata poi è chiaro in 10 per 75 minuti un po' ti condiziona, però siamo, alla fine è stato un risultato dettato più dagli episodi che dalla qualità del gioco espressa in campo. Certo, e il Siena non c'è stato, quindi lo sapete ovviamente, e noi comunque aspettiamo domenica, diciamo per fare un po' un facciamo sunto, facciamo un po' un punto della situazione riguardo al Siena in questo servizio, vediamo. Dopo la prima vittoria in casa con lo Stiamare, il Siena non è sceso in campo nella seconda giornata di campionato. Domenica infatti i bianconeri dovevano affrontare a Scandicci la squadra fiorentina, ma nel pomeriggio di sabato è arrivata l'ufficialità sul rinvio della partita. La causa? Un caso di positività al Covid-19 tra i familiari di un giocatore dello Scandicci. Così, per motivi che nel mondo del calcio stanno diventando sempre più frequenti, il Siena giocherà la partita mercoledì 14 ottobre. Quella di domenica sarebbe stata anche una gara particolare. Infatti dopo mesi di lontananza dai campi da gioco, finalmente i tifosi avevano ricevuto l'ok per tornare, anche se in minima parte, allo stadio. Circa 300 tifosi bianconeri dovevano infatti partire verso Scandicci per tornare a tifare Siena allo stadio, ma purtroppo proprio questa gara, quasi unica in questo periodo, non si è giocata. Dalla prossima domenica infatti tutto lascia intendere che non ci saranno ulteriori aperture degli stadi e probabilmente si tornerà a giocare totalmente senza pubblico. Intanto si è chiuso ieri il mercato per i professionisti senza nessuna novità in casa Siena. Vari i nomi circolati negli ultimi giorni per il colpo finale del DS Grammatica, tra questi anche quello dell'ex bianconero Cesarini, che però resta tra i professionisti alla Pistoiese. Il lavoro per la ricerca di un nuovo acquisto per il DS però non si ferma, infatti resta aperto fino al 30 ottobre il mercato degli svincolati e della Serie D. Intanto la squadra di mister Girardino si prepara per la prossima gara al Franchi contro il Tiferno Lerchi. La compagine umbra di Città di Castello negli ultimi 3 anni ha fatto passi da gigante, nel 2019 la promozione in eccellenza e quest'anno in Serie D. Una società insomma da grandi obiettivi che conta al momento una sconfitta in casa della Pianese e un pareggio con il Foligno. La squadra umbra domenica scenderà in campo al Franchi alle 15, mercoledì poi il recupero per i bianconeri a Scandicci. Abbiamo un po' riassunto, no, sì, la situazione del Siena e parlavamo anche un po' ovviamente di, queste, sì, di questi casi che sono sempre purtroppo più numerosi anche nel mondo del calcio, di stop dovuti chiaramente, certo, al Covid, e ci chiedevamo anche un po' per squadre ovviamente, sì, non come, professionistiche, sì, le appunto, spese. Stiamo parlando dello Scandicci, sì, in realtà poi Pietro conosce benissimo, sì, ma insomma sono squadre ovviamente, ora poi non ci sono neanche gli spettatori, quindi la situazione è ancora peggiore per i bilanci di queste piccole società, e se c'è un problema legato al Covid, che sia serologico, sia un giro di tamponi,
sono spese veramente molto impegnative. Quindi se è una società piccola che già, insomma, per far quadrare i bilanci, per tenere sulla scuola calcio, insomma, fa tanti sacrifici, se gli succedono 3-4 di questi episodi diventa veramente un problema. Noi ci auguriamo soprattutto che il calcio trovi un po' una dinamica sua, no? Perché abbiamo tutti visto quello che è successo tra Juve e Napoli, insomma, sì. Una cosa stranissima, cioè un ente statale come l'ASL che vieta a Napoli di andare a Torino, ma la federazione è lì che aspetta il Napoli, la Juve scende in campo 3-0 a tavolino. In Serie D viene annullata appunto una partita come quella del Siena con solo un sospetto di Covid addirittura. Insomma, la federazione in Serie A ritiene che una squadra fino a 13 positivi possa andare a giocare. A me sembra un po' strana questa faccenda, perché poi bisogna vedere anche i soliti 12 che mancano eventualmente. Insomma, anche perché poi, ovviamente, no, Pietro, me lo confermi, chiaramente i giocatori siete a contatto giornaliero, quindi insomma, nel senso, con tanti casi così in una squadra la cosa si diffonde. Ecco, quanto pesa questa situazione sulla vita privata del calciatore, no? Perché vabbè, al campo siete tutti sotto controllo. È chiaro, il calciatore si intende chi veramente lo fa di mestiere, sicuramente un po' pesa, però magari pesa un po' meno a fine mese. Per noi, alla fine, noi siamo sottoposti a tutti i controlli, ci misurano la febbre, autodichiarazione, autocertificazione e tutto quanto, però poi nel senso, dopo aver fatto il sierologico un paio di volte finisce lì, a meno che non ci sia un altro problema. Esatto. E comunque poi devo dire, la mancanza del pubblico, se in Serie A, in Serie B, Lega Pro, è un problema sentito, secondo me su questi campi forse ancora di più, perché è una situazione insomma ancora più angosciante, no? Perché magari i stadi sono molto piccoli, ora a parte il Siena e ora o la Pianese, magari hanno degli impianti un po' più, però insomma gli altri impianti sono piccolini, quindi li vuoti ancora più, no, strano, no? Cioè, perché magari dico con poche persone riuscivi a fare un bel po' di... Cominciamo a guardare un po' di immagini. Aspettiamo a parlare del Badesse e partiamo. Sì, Badesse ce lo teniamo. Ce lo teniamo per dopo. Parliamo della Pianese. Allora, la scorsa settimana abbiamo avuto anche Vagaggini in collegamento. E quindi questa settimana pareggio per la Pianese a Flaminia 0-0. Quindi vediamo gli highlights. Finisce 0-0 il match della seconda giornata tra Flaminia e Pianese. Le due formazioni reduci dal successo nella prima giornata si annullano con un tempo per parte in merito ad occasioni create. Inizia subito forte la Pianese, che colpisce un palo con una battuta ravvicinata di Arras, che batte al volo su un traversone proveniente dalla destra. Ancora un minuto ed il destro di Cagnano si spegne sul fondo. Ancora Pianese, che è partita forte in questo inizio di gara. Al minuto 7 cross dalla destra di Condai per il tiro di Zini, sul quale deve opporsi Grosso. Inizio, come ha detto, arrembante della formazione di Pagliuca, che reclama invano al decimo un rigore per un intervento sulla palla di Modesti. Ancora Candiano al 14esimo, prova di destro dal limite dell'area ma non trova lo specchio della porta. Dopo una fase di stanca della partita, Pianese che colleziona altre due conclusioni in un minuto, con Zini prima e Darras poi tra il 39esimo e sull'angolo successivo. Si va a riposo a reti bianche, ma con una Pianese assolutamente più positiva rispetto alla formazione di Punzi, che ha sofferto molto nella zona centrale del campo. Pronti via nella ripresa, e dopo 100 secondi il sinistro di Zini su una punizione passa sopra la traversa. Però piano piano esce fuori la Flaminia, che si fa vedere per la prima volta nell'area avversaria con Sciaman, che al nono parte in contropiede larga per Ferrara, ma il traversone a cercare un sirbo tutto solo viene intercettato dalla difesa della Pianese. Al 12esimo ci prova il capitano Lazzarini a dare la scossa con un tiro a giro che si spegne di poco alla sinistra del portiere bianconero. Al 30esimo risponde la Pianese con un colpo di testa di De Lucia sul corner che si spegne sul fondo. Proprio nello scadere ancora Lazzarini, bravo a liberarsi di due uomini e concludere a rete, ancora una volta senza fortuna. È l'ultimo lampo di questo match, finisce senza reti tra Flaminia e Pianese, un tempo ed un punto per parte. Le due squadre possono uscire dal campo soddisfatte. Questo
queste erano le immagini, sì, di Flaminia Pianese. Tante possibilità sprecate. La palla non voleva entrare, e infatti anche nelle reazioni del dopogara ci sono state, insomma, c'era un po' di malumore, perché insomma sembrava una partita, a un certo punto era iniziata così un po' in discesa, per la Pianese era sempre lì, però poi la palla va buttata dentro, perché sennò non si è fatto niente, e quindi vediamo, sentiamoci. Guarda anche cosa c'è, Dario, cosa c'è? Ah, c'è il numero per chi volesse intervenire e commentare o farci delle domande a noi o al nostro ospite, 339 15 20 060 per i vostri WhatsApp, mi raccomando, testuali, non mandate video o audio perché non potremo leggerli. E sentiamo cosa ha detto della partita dopo la gara il portiere della Pianese, che si chiama Tomasz Wróblewski. Sapevamo che il loro punto di forza sono le partenze, quindi dovevamo stare attenti a quella cosa. Al primo tempo, cioè, secondo me abbiamo fatto su questo punto di vista, poi il secondo tempo magari un po' peggio, si poteva chiudere prima, invece l'abbiamo chiuso e siamo fatti 0-0. Poi anche Flaminia c'era la sua occasione. Cioè, abbiamo una squadra forte che sicuramente punta per i punti più alti in classifica. Cioè, abbiamo un buon mister, un staff penso a alta categoria, e speriamo di far bene. E quindi insomma un po' così, un po' tristi di questo risultato, ma insomma la Pianese penso avrà modo di dimostrare durante il campionato il suo valore. Una squadra anche costruita Perché a un certo superiore punto sembrava che dovesse essere ripescata, insomma, poi è stato ripescato il Bisceglie veramente con una capriola incredibile, cioè una squadra era retrocessa, poi in realtà insomma hanno fatto rifare i play-out, la Pianese l'ha persi sul campo, però insomma l'amarezza è stata tanta, e la sensazione è che sul mercato comunque loro stessero già un po' muovendo per la Lega Pro, quindi magari hanno qualche elemento, diciamo, di forza per così dire, insomma, ecco. E quindi noi ricordiamo ancora una volta, se ci sono dei messaggi da leggere WhatsApp, noi al 339 15 20 060 noi li leggeremo ben volentieri. E senti Pietro, ti volevo dire, lo Scandicci noi non ci abbiamo giocato, non so se te penso ti ricordi bene, insomma, l'esperienza da pochissimo è fresca. Che squadra ci saremmo dovuti aspettare, diciamo così, perché poi non ci abbiamo giocato, ma insomma la recuperiamo il 14, quindi che tipo di ambiente troverà il Siena, insomma? Sicuramente un campo ostico per vari motivi, non sarà una partita facile per il Siena, perché comunque lo Scandicci soprattutto in casa, diciamo, fa il suo fortino come negli ultimi anni è successo. E ora quest'anno la squadra è stata un po' rivoluzionata, però non ci sei più te, quindi sarà più facile fargli gol, quello sicuramente quello è il minimo. No, vabbè, però poi magari anche incontrare il Siena, diciamo, in modo un po' inaspettato potrà essere, perché finora amichevoli, no? Si diceva delle amichevoli, certo. Ora non saranno amichevoli, quindi insomma. Ma no, assolutamente, per ora le ultime volte c'era anch'io, è stata in amichevole, però non sarà sicuramente una partita facile per il Siena, però chiaro, l'organico del Siena è costruito per fare bene in tutti i campi, quindi penso che possano fare bene anche a Scandicci. Questo poi magari se ne parla anche parlando del Siena, una squadra dove ci sono alcuni giocatori, diciamo, di categoria non propriamente da Serie D, no? Ma questo secondo te, cioè, è un vantaggio e oggettivo che magari se uno c'ha un giocatore con delle qualità. Sicuramente. Comunque anche te hai calcato i campi della Lega Pro, quindi magari te abbadesse magari un po' lo stesso discorso, però calarsi nella realtà della D magari non è così facile per un giocatore che magari non l'ha mai giocata oppure ha giocato in categorie più importanti, no? Bravissimo, cioè, il discorso centrale è proprio quello, chiunque faccia qualunque categoria, anche vada a giocare nelle categorie più basse, se non si cala nella mentalità della categoria, dell'ambiente, farà sempre un po' fatica, perché comunque fare bene è difficile dappertutto.
poi cambiare categoria e pensare magari perché è una categoria più bassa di scendere e fare, diciamo, prenderla sotto gamba, rischia poi di andare incontro a fare una figuraccia. Perché invece andare lì trovi dei diavoli in realtà che ti aspettano, no? Ci sono campi particolari, trovi tutti i ragazzi, c'è l'obbligo delle quote, trovi certo. ragazzi giovani e sono tutti agguerriti, vogliono far bene, vogliono dimostrare. Non è banale. C'è un messaggio, lo intravedo, quindi se la regia ce lo vuole mettere in onda. È possibile leggerlo, vero Dario? Da qui onestamente se lo mettono nel grande schermo lo potremo anche leggere. Ecco, vedo qualcosa, ma eccolo qua. Ecco, come si fa a seguire la squadra senza vedere male partite? Apriranno anche domenica prossima, ci chiede Laura. Cara Laura, allora non lo sappiamo perché in realtà domani dovrebbe esserci. Domani è il grande giorno. Varie notizie, non solo sul calcio, però anche sul calcio. Quindi domani dovrebbe arrivare l'ufficialità su cosa avverrà, credo, anche non solo domenica, ma anche per le prossime settimane. Quindi se verrà lasciato questo numero, quello del 25% dei posti disponibili negli stadi, oppure se nuovamente sarà richiusa e quindi se le partite si giocheranno nuovamente senza pubblico. Perché domani, come è successo a marzo, aprile, a maggio, sarà tutti noi ci siamo ritrovati davanti alla TV. Mamma mia, ripensa a questa cosa. Aspettare questo famoso DCPM e domani questo acronimo che improvvisamente tutti gli italiani conoscono, quindi ci sarà presumibilmente Redo Conte in persona a illustrarci, saremo tutti lì a capire se possiamo andare a mangiare fuori, a bere, cosa. Vabbè, la mascherina obbligatoria sembra essere scontata, il ritorno alla mascherina obbligatoria anche all'esterno. Sul discorso delle chiusure delle attività pare che il governo si sia un po' ringambato. Abbia smentito questa notizia che era uscita però, ieri. Però soprattutto, sia per quanto riguarda le norme anti-Covid, soprattutto dopo il caso clamoroso di Juve-Napoli, sia su questa benedetta presenza negli stadi, dovranno dire qualcosa, perché c'è stata anche una cosa strana per una domenica in A 1000 persone, in altri campi no, insomma in DC, in BIS no, in Lega Prossima, insomma, servono un po' delle norme più chiare. C'è un altro mega messaggio lunghissimo, è Di Massi, quindi mega messaggio si parla dello stesso tema, vai. Leggo, ok, vai. Come partite senza tifosi? Questa è un'esclamazione iniziale. Il Siena è l'unica insieme allo Scandicci a non aver avuto tifosi, quindi una partita con i tifosi ci tocca di diritto. Almeno a parziale risarcimento per non aver avuto tifosi, pretendiamo una partita con i tifosi senesi sugli spalti. Capito dirigenti della Lega di Serie D? A Serie D. E allora Massi, noi faremo di meglio, lo portiamo a Gravina direttamente questo messaggio, perché in effetti lo però c'è un fondo di verità. Ora vorrei dire che Massi è l'addetto stampa del Battaglione Boscagni, questo lo dico, Battaglione Boscagni è un gruppo neonato, perché le cose belle nascono a volte nei momenti peggiori, no? Certo, si è creato questo grande gruppo e lui ne è il portavoce. E infatti da portavoce evidentemente ci ha mandato un attunato, messaggio, esatto, quindi cara Lega, attenzione, noi siamo qua. Pubblicità. Esatto, pubblicità, tra poco. Ed è arrivata in tempo record la risposta di Gravina a quanto chiesto da Max Cicci, e ci ha assicurato che ci sarà una partita con i tifosi del Siena. Non si sa quale partita, potrebbe essere anche una gara amatoriale, ma i tifosi senesi potranno assistere. Quindi una risposta direi subito che ci sta, poi insomma velocissima perché ci stava guardando, e quindi sì, vedo un altro messaggio, quindi intanto ricordo ancora 339 15 20 060 vedete sovraimpressione se volete scrivere. Allora, ma una domanda, la Durio, Trani e Varia, Vaira sono spariti, che fine hanno fatto? Con rispetto chiedo, almeno pagassero le avanze, come avevano detto. Allora, che fine hanno fatto ce lo siamo chiesti un po' tutti per un bel po' di giorni, perché insomma si sa poi come è andata a finire. Dove sono? Non lo so. Dove sono stati mandati? Si sa, insomma, almeno pagassero le avanze, mi hanno detto, e questo sarebbe un bel gesto. Non l'hanno fatto, non l'hanno fatto neanche in occasione del settore giovanile, sappiamo tutti poi com'è andata. Bisogna ringraziare la nuova proprietà che ha fatto un gesto veramente straordinario, non solo a mantenere il settore giovanile, che ricordiamo in Serie D, quando hai fatto gli under 19, gli under, ha fatto tutto quello che devi fare, se vuoi, poi molte società ce l'hanno, però
Quindi in questo momento la nuova proprietà ha tenuto vivo il settore giovanile, ma non si è il femminile, il calcio femminile, ma non si è limitato a questo, ma ha anche assorbito ciò che erano i ragazzini del Siena Nord, che erano circa 200 passa ragazzini, e si erano trovati un po' come il Siena. Ricordiamo, la proprietà del Siena Nord era sempre della famiglia Durotrani, si erano trovati in una situazione a dir poco imbarazzante, e quindi niente, non hanno rispettato niente, che vi devo dire, io tra l'altro, cioè, ci credevo in questa donna, lo dico pubblicamente senza vergogna, e quindi io non so che dire, sono basito, non avrei mai pensato, cioè, dunque, che lei cedesse la società e che ne avesse piene le tasche lei e forse anche qualcun altro intorno a lei, lo davo per scontato, ma che non ci scrivesse al campionato, io onestamente, per me è stato uno shock, dai. Lo voglio dire. Comunque, andiamo avanti e torniamo a parlare di altre squadre. Parliamo adesso della Siena Lunghese, abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Questa settimana un pareggio, un bel risultato perché a Ostia, con l'Ostia Mare, l'abbiamo vista a Siena due settimane fa, quindi insomma un importante risultato. Vediamo subito gli highlights. C'è 1-1 la sfida dell'Anco Marzio tra Ostia Mare e Siena Lunghese. La formazione di mister Boranni deve rinviare ancora il appuntamento con la prima vittoria stagionale. Al 28esimo l'Ostia Mare riesce anche ad andare in gol con Lisari di testa sul cross tagliato di Menegat, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco, quantomeno dubbia. I biancoviola insistono e al 36esimo riescono a trovare il gol, azione impostata da Cabella con un cambio di gioco per Lazzari, Lazzari che va al cross, fantastico per De Sousa che insacca battendo Marini, 1-0 Ostia Mare. Nel finale però la Siena Lunghese si rende pericolosa e va vicina al pareggio con Minocci che a colpo sicuro in area riprende la sfera e conclude, Giannini si immola e salva la porta biancoviola. Si riparte dopo l'intervallo con ancora l'Ostia Mare avanti, al quinto Nanni va al cross su calcio piazzato, Lisari allunga la palla per D'Astolfo che però manda alto. La Siena Lunghese non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria a caccia del pareggio. Al 28esimo sul cross dalla destra, grandissima colpo di testa da parte di Vivanni e Giannini però si supera con un grandissimo intervento. Al 32esimo però arriva l'episodio che regala il pareggio alla formazione di Simone Marmorini. Su un lancio in area, l'intervento scomposto di Capitan D'Astolfo, la palla sbatte sul braccio, è calcio di rigore per il signor Pistarelli, dal dischetto Banni spiazza Giannini per l'1-1. Il forcing finale dell'Ostia Mare non regala il nuovo vantaggio, non regala il gol della vittoria, si ferma sull'1-1 il match. Un punto, il primo stagionale per i ragazzi di mister Boranni. L'appuntamento con la vittoria però è ancora rimandato. E vabbè, appuntamento con la vittoria rimandato per l'Ostia Mare, ma anche per il Siena Lunga, perché anche il Siena Lunga non ha ancora vinto. L'Ostia Mare aveva fatto benissimo a Siena, ci aveva messo un grossa difficoltà e tutto sommato ebbe anche delle occasioni per pareggiare, quindi credevo che per la Siena Lunghese fosse dura, lo è stata, però ha portato via un bel punto, poi a svantaggio, insomma, poi c'è stato questo rigore, insomma, vabbè, però succede, voglio dire, si vedono anche nei grandi campi, lui non le farebbe, non le fa queste errori, però il difensore della Ostia Mare l'ha fatto, perché non si può essere non tutti siamo perfetti come Pietrino. Allora, della Siena Lunghese abbiamo anche un piccolo contributo di colui che ha fatto il gol sul rigore, avete appena visto, ovvero Giacomo Vanni. Ce lo andiamo a ascoltare. No, siamo contenti, abbiamo raggiunto un gran pareggio su un campo molto ostico che credo che
e credo che questo punto ci farà ben sperare per il proseguo del campionato e ci fa un gran morale, perché siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di fare punti. Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione e avanti così. L'occasione, insomma, è per noi anche appunto di scoprire volti di questa Serie D. Calac, sì. Noi almeno ci caliamo, poi se la squadra si calerà non lo sappiamo, però insomma ci caliamo abbastanza, direi, no? Cioè, e altri messaggi se ci sono ne leggiamo, nel frattempo magari ci possiamo guardare un po' di quali dei risultati. Un po' la situazione dopo questa domenica, perché l'uniche squadre a non aver giocato, ricordiamolo, sono state Siena e Scandicci, e le altre hanno giocato tutte, quindi ecco qua, questi sono i risultati. Quindi pareggio abbiamo detto prima per Flaminia Pianese 0-0, ha vinto Cannara e noi insomma ne portiamo il titolo, quindi 3-1 col Trestina, Grassina, Montevarchi 2-5, leggo bene, quindi Montevarchi del Grassina, che tra l'altro insomma poi vedremo dopo in classifica, proprio in cima alla classifica il Montevarchi, Badesse Follonica Gavorrano 3-0, Monte Spaccato San Donato 2-1, Ostia Mare Sinalunghese 1-1, San Giovannese Trastevere 1-0, Tiferno Lerchi Foligno 1-1 e Scandicci Siena ovviamente è stata rimandata al 14 di ottobre. Tiferno Lerchi, allora, è anche un derby, Tiferno Lerchi che ricordiamolo domenica giocherà a Siena, arriverà a Siena, squadra Umbra che arriverà a Siena. Mentre invece il Montevarchi sarà il vostro prossimo avversario. Guardiamo il prossimo turno, guardiamo anche il prossimo turno, almeno ci facciamo un'idea su quella che sarà la giornata. Ecco qua. Quindi Montevarchi Badesse, Foligno Cannara, Ostia Mare Flaminia, Pianese Grassina, San Donato Scandicci, Siena appunto Tiferno Lerchi, Sinalunghese San Giovannese, Trastevere Monte Spaccato, Trestina Follonica Gavorrano. Allora Pietro, partita ora, vabbè, siamo alla terza giornata, non è che si può dire, però insomma questo Montevarchi dopo lo vedremo perché è il protagonista anche di una rubrica chi sale e chi scende, noi facciamo, ma insomma squadra che è partita forte. Bene. Andate là, insomma, che approccio ci sarà? Che vi allenate sempre nello stesso modo? Non vi fate condizionare dal fatto che sia il Montemarchi piuttosto che un'altra? No, oppure sicuramente l'avversario viene sempre preso in considerazione. Poi il Montemarchi è una squadra ostica perché conosco bene l'allenatore, è un allenatore diciamo navigato e alle sue squadre tira sempre fuori il meglio, soprattutto nella prima parte di stagione o quando prende le squadre riesce sempre a tirargli fuori anche quello che non hanno, quindi anche se è una squadra giovane sicuramente sono indemoniati. Soprattutto l'attacco avrete da lavorare perché insomma sono andati già in gol pari 6 giocatori di loro, uno ha fatto una tripletta, poi ce l'abbiamo anche nel servizio, insomma, 5 gol, quindi insomma arrivano all'attacco e partito a... Poi Montevarchi è un campaccio. Sì, poi insomma Montevarchi è una squadra anche di grande tradizione, ha fatto anche tanta Serie C, quindi insomma è un ambiente che probabilmente risponderà anche bene, sempre poi con il discorso di chi sarà allo stadio, chi non ci sarà. Certo. Vediamo anche la classifica comunque è scaturita da questo... Che poi ci sono, c'è in particolare un portale, ora non ne farò il nome, che continua a mettere il Siena a un punto. Allora, vogliamo dare una comunicazione di servizio se c'è qualche addetto ai lavori? Allora, i due punti di penalizzazione il Siena aveva preso quest'estate erano diciamo in quota Robur Siena, la quale purtroppo non si è iscritta al campionato. Quindi se per favore aggiornate questa classifica e date i tre punti al Siena, perché in alcune c'è il Siena a un punto e che è partito da meno due secondo erano rimasti loro. Non è che siamo partiti da meno due, indietro. Non siamo partiti, cioè, quindi... Quindi ora questa è una società nuova e non ha tutto nuovo. Punto di penalizzazione. Vai, ma infatti leggi. Montevarchi, come vediamo, a 6 punti, chiaramente Siena e Scandicci non hanno giocato, quindi questo è anche il motivo poi del fatto che siano a 3 punti e a 0 punti. Poi appunto Pianese, Flaminia e Foligno che hanno 4 punti e poi le altre più o meno appunto tutte a 3 fino poi a un punto Sinalunghese, Ostia Mare, Tiferno Lerchi e a 0 punti Grassina e Scandicci. Scandicci però una gara in meno. Chiaramente una gara in meno, ma abbiamo detto, quindi insomma...
Pietro, in questo girone, a parte ovviamente il Siena che lo sappiamo chiaramente arriva da un'altra situazione, secondo te quali sono un po' le squadre che possono che vedremo in cima? Ma ti dico, è un bel girone perché è molto equilibrato, era tanti anni che non era un girone equilibrato così, senza, ovviamente il Siena rimane la più blasonata, però anche il Siena dovrà dimostrare tutto il suo blasone in campo, però sicuramente sulla carta le squadre attrezzate per vincere sono Gavorrano, San Donato, Pianese, e poi non conosco bene le romane, però diciamo queste sono tra le più accreditate al titolo, oltre il Siena ovviamente. Quindi insomma un campionato che parla un po' toscano comunque in generale, cioè le altre le vedi un po' le ombre, le altre le vedi un po' indietro, anche se è chiaro il campionato è lunghissimo e poi insomma abbiamo visto anche dai risultati della scorsa giornata anche così delle sorprese, se vogliamo, cioè il Tiferno Lerchi che è una neopromossa e comunque ferma il Foligno in una gara insomma dove comunque non ha assolutamente rubato niente, l'Ostia Mare che a Siena stava quasi per portare via il pari e poi ha sofferto comunque con la Siena Lunghese, il Trastevere è una squadra diciamo di quartiere si può dire, però insomma la San Giovannese ha dovuto sudare, e la Pianese non è riuscita a fare il suo bottino pieno, quindi è un po' di insidie ci sono tante, sono perché state, sì. Insomma, e poi vabbè, il Grassi ne abbiamo visto, ma ora ce lo guardiamo magari il servizio, chi sale e chi scende, chi sale e chi scende o chi scende e chi sale, fate un po' è uguale, dai. Come vi pare, noi iniziamo, è chiaro siamo alla terza giornata da giocare, non è facile fare, però c'è già chi sale e chi scende, quindi vediamoci insieme la rubrica. Sale, non ci sono dubbi, nel girone E in questo momento è il Montevarchi la squadra che ha impattato in maniera più incisiva sul torneo, 2 gare, 2 vittorie, 8 gol fatti, 3 subiti, un attacco prolifico anche grazie al grossetano Manuele Giustarini in grandissima forma e autore di una tripletta contro il Grassina. L'attaccante 26enne già l'anno scorso prima dell'interruzione causa Covid si era messo in mostra realizzando ben 12 reti in sole 26 gare. Chi scende? Il Grassina. Dopo aver gestito abbastanza male la gara in casa del Trastevere, il Grassina era chiamato a riscattarsi in casa contro il Montevarchi, ma alla fine è stato sommerso di gol dagli Aquilotti ed ora si trova all'ultimo posto in classifica, con ben 7 gol subiti in sole 2 gare. Nel prossimo turno i ragazzi di Mister Innocenti dovranno affrontare la Pianese fuori casa, una gara molto complicata che coincide con un brutto momento sul piano tecnico. Facevamo caso alla giovanissima età dell'allenatore che avete visto nell'ultimo pezzo del filmato del Grassi. Allenatore del Grassi. Di solito è difficile vedere gli allenatori così giovani. L'allenatore, anche in Serie D ci sono molti vecchi volpuni, no? Quanti ne ha conosciuti? Insomma, poi ne ha conosciuti. È un po' un posto dove sì, cioè qualcuno lo usa giustamente, i giocatori, ma anche dei tecnici, ma trampolino di lancio comunque, perché comunque è una categoria importante. Altri invece sembra proprio siano affezionati a questo tipo di campionati, questi allenatori un po' vecchia maniera, no? È un po' così oppure è solo un'impressione esterna? No, ce ne sono tanti che ormai sono diciamo navigati di questa categoria, lo fanno da tanti anni, anche lo stesso allenatore del Montevarchi ormai è nel giro da diversi anni. Che sanno anche tutto, conoscono tutti i giocatori, che sono poi gente veramente uomini di campo, no? Ce n'è tanti, specie in questa categoria. Superiori trovi quelli un po' più così, che fanno anche, si distraggono diciamo, invece questi secondo me stanno lì, ci do. Concentrati, che poi è quasi un misto tra una passione e un lavoro, quindi quando c'è la passione la fai giorno e notte. Senti, invece del tecnico che ti sei trovato a, adesso, chiaro non è che te ora mi potrai parlare male del tuo allenatore, ci mancherebbe, no, però ora dopo lo sentiremo anche, perché poi dopo abbiamo un segmento, cioè il badessismo, come abbiamo detto. Però mi sembra veramente molto affabile, molto alla mano, molto chiaro, come ti trovi insomma? Bene, devo essere sincero, bene, è una persona
mi sembra una persona seria, inquadrata, oltre che un allenatore preparato ovviamente, ma questa categoria oltre alla preparazione sul campo è anche fondamentale il gruppo, il rapporto, perché comunque non è, è un calcio semiprofessionistico, ma non sei un professionista, quindi certo. Specie per alcune realtà è importante anche sapersi calare, come si diceva prima, e l'approccio. Sì. Poi questa presenza di tanti giovani, perché poi allora il regolamento prevede 4 quote obbligatorie al fischio d'inizio, questo vuol dire che più o meno in una squadra una decina ce ne devono essere, più o meno. Tra l'altro Gilardino l'altra volta alla partita del Siena partì con 5 quote e finì con 6, quindi insomma è chiaro anche da parte degli allenatori c'è una gran curiosità di stimolare e di sperimentare questi giovani, ma nel gruppo questo influisce, cioè avere insomma, ora te sei giovanissimo in realtà perché non è che sei così grande insomma rispetto a loro, però sono dei ragazzini alla fine, no? Cioè, quindi il gruppo ne risente, cioè c'è una dinamica. Quali sono le dinamiche di uno spogliato di Serie D, insomma? Qui sta tutto a come sono i rapporti all'interno dei spogliatoi, cioè i giovani vengono solitamente, se sono bravi vengono in punta di piedi, non vengono con fare strapotente oppure per... Quindi quando non hanno questo tipo di atteggiamento comunque si ambientano abbastanza velocemente. Poi, invece quando hanno questo tipo di atteggiamento comincia a diventare un problema. Più per loro. Bene, con queste dichiarazioni noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. E torniamo in diretta con l'ultima parte del nostro programma e finalmente parliamo di Badesse. Sei contento, Pietro? Finalmente. C'è Badesse. Finalmente. Aspettavo questo momento. In realtà Leonardo Badesse ha approcciato insomma nel migliore dei modi questo campionato, l'abbiamo detto, sul campo, ma anche su tutta una situazione legata all'organizzazione, una società che subito ha fatto parlare di sé anche per la buona campagna acquisti, compreso l'arrivo di Pietro, ovviamente. Però perché se Pietro il primo arrivo? Primo in assoluto, primo in assoluto, assoluto, la prima scelta. Prima scelta, vedi, abbiamo e quindi ora qualcosa su Pietro diciamo, perché ci sono anche delle chicche, no? Ti hai trovato le chicche? Io trovo la chicca, perché tra l'altro è stata una chicca dura da trovare, perché appunto i prima citati di Transfermark, questi geni, avevano sbagliato. Io invece mi ricordavo qualcosa e alla fine lo dico, questa la sparo, allora va bene, spara, perché quest'uomo ha giocato anche nel Siena, ha giocato a giovani, allora, iniziava nel Monteriggioni da ragazzetto proprio così, tra l'altro il Monteriggioni che quell'anno deteneva il titolo del Badesse, cioè lì la storia è un po' complicata, però in realtà Badesse e Monteriggioni giocare quell'anno lì al Monteriggioni volle di comunque giocare nel Badesse, diciamo così, si può dire una cosa del genere. Giocava nel campo del Badesse, poi dopo le cose sono riseparate, perché poi si sa che nel calcio un po' succede. Ma insomma lui andò a giocare il Viareggio nel 2012, giusto? Con Michele Mignani, allenatore. Ora le date mi voglio. E te le dico io. 2012, febbraio del 2012, partecipasti al Viareggio, nel giro del Siena c'erano la Regina, l'Anderlecht e l'Inter. Sì, e te hai segnato all'Inter, lo vogliamo dire, l'1-0, bravo, poi perdemmo 2-1. Però non so come ha fatto a ricordartelo, ma io mi ricordavo che te giocavi, che avevi fatto il Viareggio. Poi ha cercato e Google gli ha risposto. Poi ho cercato, ho detto no, lui ha giocato con Mignani a Viareggio, sono sicuro perché me lo ricordavo proprio. E poi ho visto, però questo non me lo ricordavo, che nella partita persa purtroppo l'Inter 2-1 passammo in vantaggio a un gol tuo. Ed era l'Inter di Stramaccioni. Di Stramaccioni, bravo, e poi sarebbe andato a allenare. Quindi insomma, questo è un ricordo, non so che ricordo hai di quel Viareggio, però insomma... un ricordo bello, ma non bello, perché certo, uscì l'ultima partita per un rigore sbagliato, mi sembra peraltro. Con l'Anderlecht. Con l'Anderlecht, quindi... Però sono bei ricordi e belle emozioni. Ora invece fa ripensare, non me lo ricordavo nemmeno. Hai segnato all'Inter e zitti tutti voi, capito? Perché al difensore non segna mai e il difensore pensa solo a... Quindi cari attaccanti del Badesse, lui ha segnato all'Inter, quindi regolatevi di conseguenza. Ecco poi però un messaggio per il Montevarchi. Esatto, c'è comunque tante altre cose da dire della carriera di Pietro.
ha girato un po', poi ritorno a Siena praticamente, ritorno a casa, perché l'abbiamo detto prima, gli ultimi anni nello Scandicci, quindi com'è stato tornare a casa? Perché comunque Badesse, dai, Siena praticamente, dai. Ma diciamo, tornare anche l'anno scorso, diciamo, era abbastanza... Sì, vicino. Abbastanza vicino rispetto agli anni precedenti, però... Sicuramente è stato un po' particolare essere abituati a stare fuori di casa da 18 anni, poi tornare a casa, insomma, non è banale, però devo dire la verità, a casa ci sto bene, non è che... Senti, l'altro posto dove hai giocato abbastanza, insomma, è stato Gug, no? Sì. Hai fatto la Lega Pro lì. Sì. Che ricordo hai di quell'esperienza? A Gubbio. Ma sicuramente il primo anno da protagonista in Lega Pro, diciamo, è stata anche lì un'annata travagliata, molto particolare, però io sono affezionato, diciamo, anche alle persone che ci sono, che sento tuttora, e ho un ottimo ricordo di... Perché di poi dunque la B la presero prima, lì erano ritornati in Lega Pro? Sì, dalla 3B. Comunque, insomma, una maglia comunque importante, quella del Gubbio e Lega Pro, cioè in quel periodo, però non so onestamente come stia andando ora il Gubbio, però... Ma quest'anno ha fatto una buona squadra, ha fatto... ogni tanto lo seguo, anche io non è che lo seguo sempre, però ha fatto... Sei rimasto un po' affezionato alle tue ex squadre, no? Ma te lo dico perché hai 26 anni, 27, ma insomma, 27. Poi sono 26 alla fine, 26, 27... Però ha girato tantissimo per l'età che hai, a volte i giocatori dell'età tua hanno fatto 2-3 squadre, no? Te invece ho girato. Giri tanto, ti piace girare? Così, infatti ora è tornato. Infatti adesso torna a casa. Senti, ma quest'estate a Siena ci hai pensato così, tipo, magari hai detto chissà se arriva, magari arriva una chiamata, cioè non so se ci hai pensato proprio. Ci ho pensato perché avevo già fatto, però poi... sarebbe sicuramente chi lo sa, però chi lo sa. Ma è una cosa, è un po' un tuo sogno nel cassetto oppure... Ma è chiaro, quello per un senese giocare nel Siena penso sia l'ambizione. Chi lo sa. Vediamo, dai, vediamo. Si vedrà tanto. Intanto ci fa un paio di gol, no scherzo, eh. Si giocherà sicuramente a breve, quindi sì, questo è senz'altro, per forza. Volevo dire anche prima, parlando del mercato, che il Siena non può più agire sui campionati superiori, ma lo può fare eventualmente di comprare giocatori di categoria superiore, di qualità, per così dire, tra gli svincolati. Allora io per giocare vi voglio dire che tra gli svincolati c'è Simone Padoin, non lo so, però insomma, Pazzini è svincolato, non riesco a capire come mai, Alessio Cerci e Di Paolo Antonio, bel giocatore, lo possiamo consigliare, lui giocava nell'Avellino l'anno scorso, ha fatto 8 gol. Chiamiamo Grammatia e sentiamo se Grammatia vuole prendere Padoin, ma anche Pazzini, per esempio, so che Pazzini vuole venire tantissimo a Siena, me l'ha detto, no vabbè scherzo, guardiamoci finalmente gli highlights del Badesse. Badessismo highlights. Seconda giornata di campionato, al Daniele Berni si affrontano Badesse e Follonica Gavorrano. Si parte subito con Daniele Sorrentino che riesce a calciare con il destro, ma la conclusione è alta. Arriva subito la replica del Follonica Gavorrano, la girata di Mencalli termina però sul fondo. Insiste ancora la squadra allenata da Favarin che lavora bene sulla fascia destra, poi arriva il cross in mezzo su cui Emanuele Conti interviene senza problemi. Ma il Gavorrano ci prova ancora dalla media distanza, questa volta con Losicco, ancora bravo Emanuele Conti ad opporsi. Andiamo al minuto 41, la palla direttamente dal rinvio di Conti viene spizzata di testa per Sorrentino, che in area di rigore supera sia Grifoni che Trombini ed insacca il gol del vantaggio del Badesse al 41esimo. E si tratta del primo gol di Sorrentino con la maglia del Badesse che poi va anche vicino al gol del raddoppio con Castellani. Andiamo nel secondo tempo, Bruni colpisce di testa ma ancora Emanuele Conti è bravo ad opporsi. Attenzione ancora al Badesse che quando a campo diventa pericoloso, Corsi riesce ad imbucare per Frosinini appena entrato in campo, la palla però termina sulla traversa, ancora un'altra grande occasione per il Badesse. Ancora un altro contropiede per il Badesse, Di Blasio va da Frosinini che questa volta non sbaglia e porta il Badesse sul 2-0. Il raddoppio arriva al minuto 66 da sottolineare il grande impatto avuto dal classe 2001 Ruggero Frosinini.
Non ci sta il Follonica Gavorrano che riesce ad arrivare alla conclusione con Bruni, ma il pallone termina alto. Clamorosa chance per il Follonica Gavorrano con Apolloni, la sua conclusione però viene fermata dalla traversa. Ancora un contropiede del Badesse, questa volta la palla la recupera Broccoli che poi riesce a servire Ricco Bono che con il mancino non sbaglia e porta il Badesse in vantaggio 3-0. Esulta Ricco Bono per il suo primo gol stagionale, poi c'è anche l'ultima chance del Follonica Gavorrano, ma Conti ci mette ancora una volta i pugni e finisce qui con il Badesse che batte il Follonica Gavorrano per 3-0. E te che cosa indossi? Il classico 5 oppure che numero hai? La numerazione è un po' strana, cioè, non lo so, quest'anno il 3 mi ha toccato. Il 3, ah, quindi da tipo terzino. Però. Non mi chiede perché, perché non lo so, lo sono chiesto anch'io. Però. Senti, Conti si chiama il tuo collega portiere, sì. No? Ma cioè questo ragazzo veramente ha fatto inizio di campionato, ora a parte i due rigori parati di fila e secondo me anche emotivamente è incredibile che un portiere riesca a farlo, però anche... Nella partita contro il Follonica Gavorrano è stato decisivo di fatto, insomma, visto che te sei il centrale, quindi con lui avrai sicuramente instaurato un rapporto, un feeling proprio in campo. Che ci puoi dire di questo portiere? Ma, sicuramente è un ottimo portiere, giocava anche lui nel Siena. Sì. E, devo dire la verità, poi sai, in Serie D si tende spesso a giocare con il portiere, tra virgolette, giovane. Sì. Giocare con uno sempre tra virgolette vecchio ma sì. A 23, sì, 24 anni più giovani di te insomma del vecchio infatti, fa male cioè. Però è una sicurezza insomma, portiere preparato forte, anche lui ha giocato insomma, non è come avere il giovane diciamo. Ecco, in generale questa squadra è costruita bene, direi, cioè perché ora vedere gli highlights con questi gol in contropiede uno può dire ah vabbè, si sono chiusi, quando sono partiti in contropiede, anche se due gol sono stati fatti in effetti in azione di contropiede, ma in realtà la squadra vista giocare insomma ha delle geometrie, insomma è una squadra seriamente messa in campo con una dinamica insomma legata proprio al gioco giocato, non tanto all'azione di rimessa, no? Sì, sì, no, no, la squadra è costruita bene, è costruita con un criterio logico, ha le sembianze del mister, è stata costruita da lui, dal direttore, credo abbiano fatto un ottimo lavoro e ora speriamo di dargli un po' di soddisfazione alla fine. E poi c'è una presidenza molto calorosa intorno a questa squadra, lo possiamo dire, no? C'è proprio tanta passione da parte del presidente. C'è tanta passione, c'è... una persona particolare, però averne dei presidenti così insomma. Ah, certo. Poi c'è anche il vino, quindi magari cioè, fa piacere. Magari una cassa si prende di tanto. Si prende un po' di si vino. Si festeggia post partita. Ci vediamo il mister, dai. Ci abbiamo anche il ragazzino però prima. Chi scegli? Scegli te, io dai. Io direi, non lo so, Frosinini direi, perché... Facciamo scegliere Pietro. Che vuoi sentire, Frosinini, Frosinini o il mister? Frosinini, il mister per ultimo. Dai, guardiamo Frosinini, l'autore del secondo gol e anche di una traversa, giovanissimo, 2001, quindi insomma, ascoltiamocelo. Importante soprattutto perché diciamo ha portato, sarà importante perché siamo andati sul 2-0, abbiamo poi ci siamo messi appunto in una situazione abbastanza importante poi per difendere il risultato, quindi è stato importante, sì. Diciamo che bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi perché anche il primo tempo hanno dato il massimo e poi anche noi che siamo entrati abbiamo fatto il nostro e sono molto contento, ecco. Io innanzitutto volevo ringraziare il mister perché mi ha dato da sempre comunque moltissima fiducia e ne sono molto grato, ma il mister è veramente un grande allenatore, una grandissima persona e quindi credo che questa sia la strada giusta per arrivare al nostro obiettivo, quindi sono molto contento. Io credo che sia stato veramente un punto di partenza molto importante, anche se anche a San Donato avevamo fatto comunque una buona gara, alla fine eravamo in 10, quindi abbiamo lottato, però credo che questo sia un ottimo punto di partenza. La Serie D è un campionato sicuramente molto più competitivo dell'eccellenza, però credo che abbiamo un ottimo gruppo e una grandissima squadra comunque anche a livello di individui, quindi credo che riusciremo sicuramente a dire la nostra. Quello che colpisce un po' anche avendo frequentato uno scarsissimo successo anch'io campi dilettanti è questa
capacità che un giovane così ha davanti alle telecamere, come se no, molto tranquillo. ma ora poi dopo questa intervista, tipo anche te domani pagherai dazio, ti verrai preso in giro, ti diranno qualcosa, no? Del fatto no. No, a parte penso che tanti compagni fiorentini anche abbiano. E vabbè, ma c'è lo streaming, quindi internet. Allora lo dovevi già detto, però no, siamo dire. Detto però. Vabbè, lo possono guardare anche più tardi, perché nel canale YouTube, appunto, nel canale ufficiale di Radio Sera TV ci sono tutte le trasmissioni. Naturalmente, rapidamente stasera vedrete anche questa. Messaggi, Dario, un messaggio. Ciao, buona serata. I biglietti domenica dove si trovano? Chiede Lorenzo. Io direi da Max Cicci, perché Gravina credo abbia dato mandato a lui. Però se così non fosse, io credo che lo strumento sia lo stesso che aveva pensato lo Scandicci, cioè probabilmente dovrà essere fatta una mail mettendo nome, cognome. E forse, chi lo sa, anche autocertificazione, non so. Dipenderà poi se ci sarà la possibilità. Se ci sarà la possibilità, vediamo. E la regola sarà la stessa di Scandicci, la regola dice il 25% della capienza, ma massimo fino a 1000, quindi Siena potrebbe avere 1000 biglietti. Presumibilmente dietro richiesta, ovvia mail, o comunque insomma non sarà facile come quando vai a prendere un biglietto, perché c'è tutto il discorso della responsabilità legata all'emergenza sanitaria, quindi io onestamente non so dire eventualmente i biglietti dove saranno venduti. Beh, ma credo immagino che debbano essere prenotati. Credo tramite comunque mail. Nei prossimi giorni, se domani te la dà l'ufficialità, se domani tramite comunque i canali, il DCPM ci manda allo stadio, noi potremmo. I canali ufficiali e tutto della società saranno date delle comunicazioni, e poi credo anche comunque da parte nostra, comunque del nostro sito, eccetera, tutte le informazioni sulle partite. Leggiamo la prossima domanda. Giorgio, come si muoverà il direttore sportivo Grammate nei prossimi giorni? Arriveranno nuovi giocatori di qualità? Questo l'abbiamo un po' detto prima, no? Detto prima, però lo ripetiamo. Quindi, perché allora, non chiaramente si è chiuso il mercato, l'abbiamo detto, per quanto riguarda i professionisti, ma è ancora aperto fino al 30 di ottobre il mercato per quanto riguarda gli svincolati e i non professionisti. Quindi, nella Roma la maglia numero 10 ancora non ce l'ha nessuno, a qualcuno bisognerà darla, perché giocare un campionato senza la maglia numero 10 sembra strano, quindi insomma evidentemente un tassello manca, forse poteva essere riempito con qualcuno che scendeva di categoria, ma si sa che comunque per scendere di categoria ci sono tante problematiche. Era anche girata voce di Sodigna, l'idolo dei tifosi di tutta Italia, perché insomma un giocatore così un po' ciccione che gioca e fa vedere belle cose, ma poi tra l'altro domenica ha segnato il secondo gol della squadra di Mignani che ha fatto 2 vittorie su 2, ha fatto un gol Sodegna incredibile, un giocatore sfortunato con un sacco di infortuni, se no chissà dove avrebbe giocato. Se l'ha parlato di lui, se l'ha parlato anche di Cesarini, come esatto, come abbiamo detto prima nel servizio, hai detto nel servizio, che però ha smentito chiaramente, resta la Pistoiese. Io parere mio preferirei un giocatore di prospettiva che di categoria, e poi vediamo, perché insomma crescere in questa categoria, una squadra può crescere se crescono i calciatori, non è che ogni anno ricompri 20 giocatori, no Pietro? Cioè, quindi certo, bisogna crescere un po' tutti insieme, no? Certo. Squadra e calciatori. Bisogna fare un progetto e andare avanti. No? Ci sono tanti giovani, che non ce ne puoi avere meno di 10 squadra alla fine. Comunque vediamo anche il regista di questa bella vittoria, c'è il badessismo, e noi chiudiamo in bellezza. Con mister Guarducci che parla appunto della gara. Fabio Guarducci. Un valore eccezionale. È un valore eccezionale perché ho tenuto contro un avversario di grandissimo livello, con grandissime individualità, una squadra anche compatta. E che non era facile assolutamente da affrontare. Siamo stati molto bravi, abbiamo saputo soffrire quando la padronanza avversaria sembrava prendere il sopravvento, abbiamo saputo chiudere gli spazi, siamo stati tra virgolette anche fortunati in determinati episodi che magari ci hanno ripagato un po' quelli della settimana scorsa, e tutto sommato poi alla fine l'abbiamo anche legittimata la vittoria, perché effettivamente il secondo tempo è stato di grande generosità, di grande anche qualità, i gol sono stati bellissimi, anche la traversa è stata bellissima. Ma questa è una vittoria che sicuramente ci darà morale, che sicuramente fa compattezza e che ci dà una mano a portare avanti il lavoro che si sta svolgendo. Sono
convinto che la società abbia messo a disposizione un numero di ragazzi straordinario, e le mie scelte iniziali vanno in base a quello che ho visto durante la settimana, o comunque in base a chi abbiamo di fronte, ma chi sta fuori è in grado di entrare e di fare la differenza, e mi sembra che oggi sia stato un chiaro esempio, e probabilmente avrò ragione. Non ci dimentichiamo che noi avevamo in campo 5 undicesimi che hanno avuto grossi problemi nel periodo preparatorio, quindi il livello di freschezza atletica e di condizione non è certo eccelso. Infatti di questo io mi meraviglio, perché qualcuno riuscì ad arrivare in fondo o quasi in fondo. Abbiamo compattezza e abbiamo anche ragazzi fuori interessantissimi che stanno crescendo, stanno lavorando bene, che potranno darci dei cambi importanti quando ce ne sarà bisogno. E la tenuta fisica, inutile dire, in questa categoria è tutto, anche nelle altre, però forse in questa in particolar modo, non so, cioè, cosa ne pensi, perché lui insomma si è stupito, addirittura qualcuno arriva in fondo. Anche io, tra questi ovviamente. Vabbè, però insomma... Però anche io avevo saltato un bel pezzo di preparazione, come altri ragazzi, è chiaro, la corsa è uno sport di corsa. Mille problematiche poi, diciamo, no? Quest'anno, insomma, di vario genere. Siamo stati 6 mesi fermi, non è mai facile ripartire. Ricominciare, soprattutto poi se si è di Siena, si va in contrada, insomma, poi ripartire dopo 6 mesi, insomma. Certo, non è che si sia proiettato. Non è che si è fatto Mamma mia, che annata, ragazzi. Vabbè. Non ci pensiamo, andiamo avanti. Direi che siamo arrivati ai saluti finali. Sì. Grazie Pietro, grazie complimenti a voi. Per essere quello che stai facendo con noi, e ti aspettiamo durante la stagione. Tornerai. Sì, tornerai. Senese, quindi insomma, Pietro, noi ti aspettiamo. Per gli amici Pietrino. Dario, Veronica, settimana prossima. Dai, torniamo settimana prossima. Abbiamo da parlare di 2 partite, probabilmente. Di una, però poi insomma. Aspettando la prossima, sperando appunto che tutto vada come da programma. Domenica alle 15 al Franchi. Al Franchi, forse con il pubblico, chi lo sa? Non lo sappiamo. Non si sa. I tecnici ci uccideranno perché stiamo continuando a sforare e noi dobbiamo ridargli la linea e salutare. A martedì, grazie. Un campito estremamente ambizioso, diventare campioni al primo anno.